Quali sono i risultati più importanti ottenuti con questo progetto Una Vela per Tutti? Allora, ci sono stati due risultati importanti. Allora, uno è i risultati ottenuti con i ragazzi, quindi dal punto di vista di coordinamento motorio, a livello di valorizzazione del ragazzo, quindi di sviluppo dell'autostima e delle competenze proprio veliche. L'altro è il risultato, secondo me, più importante, è quello dell'integrazione, per cui i ragazzi, avendo acquisito delle competenze, si sono potuti integrare in modo paritario con un equipaggio, quindi con dei velisti, mettendo in comune le loro passioni, quindi la passione per la vela. E anche proprio dall'altra parte, dai normali, tra virgolette, è emerso quanto sia stato importante per loro come crescita personale l'entrare in contatto con una realtà che non conoscevano. Intanto ricordiamo a chi è rivolto questo progetto. Allora, il progetto è rivolto a ragazzi diversamente abili, e, in età giovani adulti, quindi adolescenti e adulti. E, le difficoltà che loro hanno vanno da una disabilità fisica ma anche psichica, quindi non c'è una categoria, tra virgolette, in quanto io dico sempre non è il sintomo che fa la persona, quindi non importa. A me quello che mi importava è che c'era proprio dare un'occasione a persone che non potevano viverle, un'occasione nuova di crescita e di integrazione, questa era la cosa importante. E l'anno prossimo il progetto si ripete? Sì, allora daremo il prossimo anno la seconda edizione, quindi l'occasione ad altri 5 ragazzi di vivere quella che è stata l'esperienza che già hanno vissuto gli altri, e ci sarà una versione advanced in cui chi è già fatto l'esperienza avrà modo di continuare il progetto con obiettivi ancora maggiori, che sono l'autonomia e una regata che sarà l'Ancona Zara, quindi di 4 giorni fuori in mare, e dovranno sapersi autogestire e gestire la barca in gruppo. Come partecipa e perché partecipa lo Yacht Club Ancona a questo progetto? Abbiamo aderito con molto entusiasmo a questa iniziativa che ci è stata presentata dalla dottoressa Grilloni e da un nostro socio, un consigliere d'amministrazione, che è Riccardo Refe, e quindi assieme anche ad altri sponsor che sono soci del nostro club abbiamo aderito veramente con grande entusiasmo, che è aumentato durante la esecuzione, la operatività, la gestione di questa iniziativa. Mi sono emozionato tantissimo e soltanto ad ammirare l'entusiasmo di questi ragazzi, che dimostra che qualcosa abbiamo dato.